Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video dell'Impero delle Tenebre. Sono Kyo e oggi voglio parlare di un gioco molto particolare realizzato da Breakthrough Game e si tratta di Forgiveness RPG. Il titolo è questo e questo è il primo capitolo che tra l'altro è una demo. Da comprare non c'è, ma posso comprare teoricamente già il secondo capitolo a 99 centesimi e mi lascia un po' interdetta questa cosa. Possiamo anche scegliere già il livello in cui giocare e come avrete capito è un gioco di ruolo con questa bellissima frase detta da Gesù Cristo. Perché non è una presa per il culo, io cerco di rimanere serio, ma è incredibile che nel 2024 facciano ste cose. E questo è un RPG su Cristo, o meglio sulla Bibbia, che come dice la descrizione sul PlayStation Store. Adesso andiamo a recuperarla. Ah, ok, ha trovato anche gli altri capitoli in realtà. Adesso mi sono apparsi con l'app. Perché The First Chapter in realtà, almeno per adesso, è diviso in tre parti da 99 centesimi l'uno. Il gioco è solo PS4. E come recita appunto la didascalia, l'uscita di questo gioco fa parte della Bible Video Game Sunday di Breakthrough Game. Acquista e gioca i nostri nuovi videogiochi a tema cristiano in uscita ogni domenica mattina. E ok, perché ci può stare che la comunità cristiana che almeno soprattutto in America ha sempre visto i videogiochi come il demonio, voglia crearsi la loro, per così dire, versione videoludica da far giocare ai ragazzini invece di quei giochi violenti e satanisti, non so, tipo Final Fantasy, dove combatti i diavoli, e vogliono farsi il loro JRPG, o meglio RPG in generale. Però diciamo che a livello qualitativo il gioco è praticamente appunto una ROM del NES, ma neanche, perché se andiamo a rivedere i primi Final Fantasy erano molto ma molto meglio. Ah, possiamo mettere Smooth che la rende ancora più brutta. E davvero il personaggio si controlla anche troppo bene, perché basta premere un secondo in più e continua a camminare. E non so, mi lascia basito. Perché ripeto, questo è uscito comunque recentemente sul PlayStation Store, o almeno la demo è uscita adesso. Può essere che quando siano usciti i giochi singoli li abbia completamente dimenticati. Però se non è una cosa recente vuol dire che ne sono usciti solo tre ed è morto già. No, il capitolo 3 mi segna che è uscito ad aprile del 2024, però vuol dire che in realtà la cosa settimanale, ogni domenica, o era veramente una battuta, se no
posso salire sul monte. E non so, fa un po' quell'effetto dei cartoni animati di Geova, che vuole essere educativo, spingere i ragazzini a abbracciare certi concetti attraverso un medium che prima veniva demonizzato e adesso invece viene sfruttato, perché hanno capito che non è che si possono opporre più di tanto all'esistenza dei videogiochi. Però c'è già il fatto di un gioco biblico, cioè mangia la mela oppure attacca, e quasi fosse un gioco in flash, devo scegliere con la freccina chi. Non ho capito cosa è successo. Dovrebbe essere l'animazione dell'attacco, ma in realtà sembrava che l'ala di questi nemici si fosse spiaggiata sopra di me e noi tiriamo, boh, non so, un fidget spinner. Ok. Poi voglio vedere a provare a fare skip battle. E insomma, non so perché una cosa del genere dovrebbe, sto andando di qua, dovrebbe avvicinarmi alla cristianità o comunque farmi conoscere di più. Allora, li puoi colpire anche entrambi se lo lanci in un modo preciso. Ok. Cioè, io amo i giochi di ruolo a turni, anche quelli un po' più mediocri. Però questo è davvero fatto con RPG Maker male. Perché dovrebbero esserci delle frecce che ti dicono aumenta la difesa, aumenta l'attacco? Perché? Non comprendo. Ripeto, io ho giocato a tanti giochi di ruolo, tanti titoli old school che molti faticherebbero anche solo a vedere, eppure tra l'altro con Missed, scritto Missed sul personaggio, con una grafica terrificante. Cioè, boh, non lo so. Perché non vorrei demolirlo solo perché è un gioco cristiano, ma perché è un gioco brutto. È oggettivamente pessimo. Ti fa apprezzare i giochi della Chemco, che sono realmente fatti gran parte con RPG Maker da degli amatori che vogliono creare il loro videogiochino plagiando spudoratamente altri concept e poi guadagnarci qualcosina, perché almeno costano poco. Infatti vengono venduti quelli perché solitamente lo zoccolo duro che ama gli RPG in pixel art con i combattimenti a turni li apprezza, nonostante effettivamente non è che siano sti gran gioconi. Però, cioè, il concetto è che questo sembra proprio fatto da un boomer, cristiano, mi spiace dirlo, però è questo, che non ha la minima idea di che cosa siano i videogiochi. Ha provato a informarsi, naturalmente ripensando magari anche ai titoli che conosceva da ragazzo, e quindi il primo Final Fantasy degli anni 80, e ha creato in un giorno questo gioco, perché cioè i fondali che sono palesemente fatti tipo con Paint non hanno nessuna variante, niente.
Le musiche, tra l'altro, proprio meno azzeccate di sempre. Sembrano le musiche, non so, tipo di un gioco a quiz. Non sono epiche, non sono fantasy, non sono religiose. Posso dire che un videogioco cristiano mi sarei aspettato qualcosa che parlasse effettivamente della Bibbia facendola conoscere ai ragazzini, un po' tipo i giochi educativi che esistono un sacco e non sono per forza brutti, sono rivolti a un pubblico di giovanissimi che appunto tramite i videogiochi così riescono a imparare cose che messi invece diciamo davanti a dei libri o da qualcuno che glieli legge salmodiandoli con tono praticamente assente, appunto come fanno tipo a catechismo molto spesso, te li fanno odiare. E ok. Ok, tanto si chiama Minion. Ok, cioè sta diventando stranissima la trama, chiamiamola così. Cioè davvero sembra un videogioco fatto da un boomer che non ha mai visto un videogioco, che ha campionato i fondali e alcuni nemici realizzati con Paint. Cosa mi doveva rappresentare quell'affare? Ok, tra l'altro non abbiamo un inventario. Oh, questo, boh, è l'inventario? Siamo a livello 4, boh, control mode. Ma che cazzo mi va a rappresentare? Ah! Ok. Cioè questo era il gioco? Capito che questa è la demo, ok. Però... Ok. Questo è il loro logo con la croce, molto molto bella. Cioè il logo è più teoricamente funzionale e bello del resto del gioco. Proviamo il livello 2, ma mi sa che questa è la difficoltà in realtà, non... Quella mi sa che in realtà la difficoltà non è tanto i livelli... Ah, livello 2? Non lo so, forse durano di più, prima con due colpi li buttavo giù, no, con tre sempre. Non lo so, comunque è aberrante. Non posso neanche tornare alla schermata principale. Non ha controlli, non ha niente, non ha quello che io definisco un videogioco. È veramente una cosa fatta da un amatore in un weekend, ma senza avere la conoscenza di come si fa un RPG soprattutto. L'hanno voluto anche proprio specificare nel titolo che è un RPG. Cioè, non lo so, ma neanche per 99 centesimi ne vale la pena. Piuttosto mi compro uno di quei giochi fake che ti fanno fare i trofei di platino facilmente. Cioè, almeno quelli un minimo di gameplay provano a mettercelo ogni tanto alcuni. Però davvero, vado a riprendere le collection tipo dell'Atari o comunque quelle classiche tipo dell'Activision, della Midway, che erano robe antiche dei primissimi anni 70-80 e
erano giochi con una grafica, con un concetto, con qualcosa da fare. Qua invece niente. Ma poi perché dovrebbe essere a tema cristiano sta cosa? Mi sfugge a me, forse non conosco bene la Bibbia. Però davvero, non mi dice nulla. Ma niente. E in più, no, volevo provare, no, volevo provare a skip battere, ma in realtà ormai volevo vedere la fuga, come funziona. Che alla fine, cioè, devi trovare Esther, succede quella bellissima scenetta e Skip e Battle semplicemente proprio esce fuori, non c'è neanche l'animazione che scappano. Niente. E sono basito, tanto, tanto basito. Ci sono solo questi due nemici alla fin fine. Vabbè che sarà la demo, ma non mi aspetto che il gioco completo possa essere migliore. Ripeto, almeno sul PlayStation Store questo è uscito comunque nel 2024. È allucinante. Davvero, davvero tanto. Hanno fatto una demo pensando che così, facendolo provare, la gente sarebbe corsa a comprarlo. Cioè, capisco che adesso anche in Italia stia per arrivare The Chosen, che in America al box office rivaleggia con film di un certo livello e invece praticamente la miniserie a puntate cinematografiche sulla storia di Gesù, ma ha un seguito incredibile in America e veramente entra sempre nella top 10, anzi quasi sul podio in alcuni casi. E però anche il videogioco cristiano davvero sembra tanto un come i cartoni animati di Geova, cioè fatti con un'intenzione specifica per avvicinare i più piccoli o un certo pubblico ai loro concetti, ma poi per chiunque li guardi sono dei meme viventi, cioè questo è un meme sui giochi di ruolo, non è un gioco di ruolo. I videogiochi che ti davano nei cereali e nelle merendine sono molto meglio di questa roba, ma davvero tanto. No, 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 non ce la faccio. Skip Battle e Skip The Rest of the Game Forever and Ever, perché no, basta, mi arrendo, io quindi spero che questo mio supplizio vi possa aver fatto passare la voglia anche solo di provare la demo di questo gioco, perché davvero non ne vale la pena, e direi quindi che non ho altro da dire, sono basito, sono senza parole, sono basito. Adesso torno a giocare a qualche gioco di ruolo vero, qualche bel JRPG come Monster Hunter Stories o Octopath Traveler. E direi quindi che, come al solito, vi ringrazio per avermi seguito sin qui e vi invito a iscrivervi al canale, promettendovi che non proverò mai più titoli del genere. E perciò quindi io vi saluto e vi aspetto al prossimo video che, ripeto, non sarà un gioco del genere, davvero, davvero, ve lo prometto.